E bus ragazzi, io sono CD17 e oggi ragazzi sto il bentornato episodio di Formula 1 Real Talks, la mia rubrica di un po' di anche più emozionanti avvenute che come reali, e poi perché non volevo parlare a scuola. Oggi puntata niente al Gran Premio di Monaco, a Monte Carlo, Monaco. Si vede che la lotta per il campionato è ancora aperta tra Max Verstappen, Charles Leclerc e Lando Norris. Credo che questi tre piloti si stanno. Sono forti, quest'anno sono. Cioè, a parte Verstappen, ma Leclerc e Norris sono più forti, sono più. Come dire, si stanno facendo valere di più rispetto all'anno scorso. Anche Norris, che ha vinto anche una gara, non mi ricordo poi in che Gran Premio. Comunque, parla della Red Bull, si è vista forte questo weekend con Verstappen e non con Sergio Perez. La Ferrari in crescita si è vista questo weekend e la McLaren si è vista sempre in crescita come le altre gare. La Mercedes è sempre un po' in crisi. Piloti Verstappen, Perez, Verstappen forte, Perez non è stato forte questo weekend, è stato riconfermato comunque anche per la prossima stagione, Sergio Perez, per altri 2 anni se non sbaglio, Leclerc e Sainz alla pari ci stanno, forti entrambi, Norris si è visto, Piastri non tanto, Hamilton e Russell in crisi. Per altre informazioni, altri youtuber, passando ai voti c'è atto Charles Leclerc che dice lode perché ha vinto in più classe, quindi 11 quindi 10, ho qua il computer quindi so che i voti che ho, non ho un foglio che ho fatto un po'. Oscar Piastri 9 e Carlos Sainz 8 sul podio. Procedo con ho dato a Lando Norris, George Russell, aspettate, Norris, Russell, Verstappen, Hamilton 7. A Tsunoda 6 e anche ad Albon 6 perché sono 15, ne sono a punti ma doppio di un giro, quindi 6 Albon 7, 6 perché doppio di un giro. Gasly 5, decimo sì, 6 Albon 6 però essendo stato doppio di un giro 5. Agli ultimi quali Alonso, Ricciardo, Bottas, Stroll e Sargeant 3 perché sì, fuori dalla punta, fuori dalla punti 4, doppio di un giro 3. A Joe sarebbe ultimo, quindi 2. Perché? Io a tu non mi ricordo. Perché forse lui è stato l'unico dopo di 2 giri, forse, insomma, comunque 0, dato 0 punto. Ocon, Hülkenberg, Magnussen e Perez a entrambi hanno detto NC, cioè non classificabile perché sia Ocon sia Hülkenberg sia Magnussen e Perez sono impiegati dopo neanche un giro. Vabbè, i Hülkenberg e Magnussen e Perez per incidente, Ocon per incidente con Gasly. Questo qui è quello che dovevo dirvi in questo video su Formula 1 Real Talks. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto se mi raccomando mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguitemi su Instagram @cd10_yofficial, iscrivetevi anche al mio canale WhatsApp, link è presente nella community di YouTube, ragazzi, muah, un e la vostra CD10, c'è tutto, ragazzoli, ciao!